Stasera ho preparato per voi dei buonissimi nuggets di pollo da servire per i vostri aperitivi o per i vostri secondi piatti accompagnati con salse. Sono buonissimi, facilissimi e super veloci da preparare. Potete farli sia fritti che al forno. Io vi presenterò tutte e due le versioni. Vediamo gli ingredienti necessari per prepararli e tutto il procedimento. Per preparare i nostri nuggets di pollo abbiamo bisogno di 400 g di pollo. Io in questo caso ho utilizzato il petto e l'ho tagliato in pezzettini piccoli. Poi abbiamo bisogno di 4 fette di pan carré senza la crosta esterna. Abbiamo bisogno di 120 g di formaggio spalmabile fresco, di 100 g di latte e poi del sale ovviamente. E poi per la panatura utilizzeremo un uovo insieme a 50 g di acqua e del pan grattato. Andiamo a vedere nel dettaglio come preparare i nostri nuggets. La prima cosa da fare è mettere nel boccale il pollo e il sale e frullarlo poi a velocità 7 per 5 secondi. Quindi pollo, un bel pizzico abbondante di sale e poi mettiamo il coperchio. Messo il coperchio, andiamo ad impostare sul display 5 secondi, velocità 7. E diamo il via. Andiamo a vedere il risultato. Il pollo è tritato, andiamo ad aggiungere il pane, il formaggio ed il latte. Quindi metto prima il latte. Poi vado a mettere il formaggio fresco spalmabile e poi vado a mettere il pane che nel frattempo avrò fatto a pezzettini. E dopo vado ad impostare di nuovo velocità 7 per 10 o 15 secondi, verificando se il prodotto risulta abbastanza compatto. Quindi abbiamo detto, dopo aver messo il coperchio, impostiamo, partiamo con 10. Velocità 7 e diamo il via. Questo è il risultato finale, è abbastanza compatto. Ovviamente vi consigliamo sempre, essendo leggermente appiccicoso, di lavorarlo con le mani leggermente bagnate di acqua. Quindi adesso procediamo a fare delle piccole polpettine e passarle nell'uovo e nel pan grattato. Ecco, ho tutto il necessario per preparare le nostre polpettine. Come vi ho detto, munitevi di una ciotolina di acqua perché l'impasto è piuttosto appiccicoso, quindi se lo lavoriamo con le mani un po' bagnate è meglio. Quindi ci umidiamo le mani, formiamo una pallina delle dimensioni che preferite, io non le faccio tanto grandi, e le schiaccio anche leggermente un pochino, do la forma un po' allungata classica di nuggets. Poi passiamo nell'uovo, passiamo nel pan grattato. Ho utilizzato questo pan grattato particolare che è arricchito con del prezzemolo e devo dire che l'ho anche un pochino salato. Dopodiché dispongo il nuggets, nel mio caso nella teglia, perché li andrò a cuocere nella friggitrice ad aria, altrimenti potete anche comodamente friggerli. Sono sicuramente molto buoni anche in questa maniera. Adesso vado a preparare tutte le mie piccole palline e le vado a posizionare all'interno della teglia per la cottura. Dopodiché vi farò vedere il risultato finale. Ecco pronti i nuggets di pollo. Come vedete io ne ho fatti di due tipi. Quelli più schiacciati sono quelli che ho cotto nella friggitrice d'aria, mentre quelli a forma di bastoncino sono quelli che ho cotto nella padella con frittura tradizionale. E potete servirli accompagnati con salse. Io ho utilizzato la maionese e la salsa burger, ma sono ottimi anche con il ketchup o con la salsa barbecue.
Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video e a continuare a seguire questo canale In Cucina con Messier per restare aggiornati su tutte le nuove ricette con il nostro Connect. Ma vi ricordo come sempre che le ricette sono utilizzabili anche per chi possiede il Messier Cuisine Plus. In più, vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, dove potete confrontarvi con gli altri utenti con tantissime ricette e consigli. E buoni nuggets per tutti!